Tutte, eccoci qua con la nostra diretta del giovedì, mentre che arrivate un pochino tutte, che vi presentate un pochino tutte, io inizio ad organizzare un po' i prodotti da farvi vedere. Fatemi sapere, come sempre, se si sente, se si vede. Vediamo, ho visto già un primo messaggio, togliamo l'occhialino perché se no non leggo. Stefania, ciao, sei la prima oggi. Eccola Lori, sì, avevo letto il tuo messaggino e vabbè, io sono in ritardo, ma non lo diciamo a nessuno. Però oggi non potevamo pranzi, non potevamo non esserci, perché come sapete bene, domenica abbiamo fatto una bellissima diretta dove vi abbiamo presentato il codice promozionale Mondial 10 e sapete bene che ciao Dinetta, c'è anche Dina, c'è Titta, Mariolina dov'è? Dobbiamo vedere Mariolina se c'è, così le facciamo un grosso bacio, le diamo un grosso bacio in diretta. Che bella, grazie. Oggi fa freschetto, non so se notate, ho messo anche il gilet. Allora, vi stavo dicendo, domenica vi abbiamo parlato del nostro codice promozionale Mondial 10, doveva terminare il giorno 8, ma qualcuno durante la diretta ha detto perché 8, facciamo, visto che c'è il 10% di sconto, facciamo fino al 10 e quindi vi abbiamo accontentato. Sì, dopo tanto tempo. Allora, però voglio dire a tutti quanti voi, non vi preoccupate perché la diretta viene comunque salvata sull'altro canale, quindi su tutti i nostri social viene poi salvata questa diretta in modo che potete seguirla anche in differita. Ciao Flo, ciao, benvenuta. Allora, per chi non ci conosce, noi abbiamo sia un canale YouTube dove potrete trovare tutti i nostri progetti, quindi tipo il gilet che vedete oggi, ma tante tante idee da poter riproporre, li trovate sul nostro canale YouTube che si chiama allo stesso modo. Comunque sopra in info troverete il nome del canale, mentre per lo shop basta digitare www.andyhandmade.it e lì potrete poi acquistare tutti i nostri filati con lo sconto e le promozioni, insomma, che vi raccontiamo volta per volta. Chi ha bisogno d'aiuto ovviamente ci può scrivere al numero WhatsApp 366 188 19 34 e vi aiutiamo ben volentieri. Allora, vedete Gertrudina oggi è tinta di colore. È bella colorata la nostra Gertrude, perché la promo che riguarda la Mondial ovviamente ha questo bellissimo colore, questo bellissimo filato che potete acquistare con 10% di sconto se raggiungete un carrello minimo di 40 euro. Ta-da! Lo so che la vedete al contrario ora, ma dopo ve la giro e ve la faccio vedere meglio. Quindi che cosa significa? Che facendo un carrello misto di 40 euro, aggiungendo così un prodotto della Mondial, avete lo sconto del 10% su quel prodotto, ok? Quindi carrello minimo di 40, spese di spedizione sempre gratis in questo caso, perché raggiungete i 29,90 euro di carrello e quindi anche quelle non le pagate tranquillamente. Oggi è l'ultimo giorno, ci avete svaligiato, quindi c'è poca roba ancora disponibile, ma tanti bei filati. Infatti vi ho preso qualcuno che secondo me ve lo siete un po' dimenticate, ma l'anno scorso è andato alla grande ed è un filato bellissimo secondo me anche per realizzare le pochette famose con le click clack. Quindi perché no? Pensateci. Inoltre, rimanete fino alla fine perché abbiamo 1, 2, 3 filati novità da farvi vedere alla luce delle nuvole, perché oggi non è molto pieno di sole, però vale la pena insomma vederli. Cosa dirvi di più? Ah sì, il mio gilet, volete sapere il mio gilet che cosa è stato lavorato? Col Big Merino, vedete? È un gilet facilissimo da realizzare perché questo si lavora in pratica, ve lo faccio vedere aperto, è un rettangolo unico che poi andate a dividere, vedete? È un rettangolo unico che andate a dividere dove ci sono le maniche, inserite i due bottoncini e il gilet è fatto. Ok, facile, poi sono quei filati che piacciono a me, i filati grossi, quelli che crescono subito, quelli caldi, insomma, sono quelli belli, anche perché io soffro sempre il freddo, sono freddolosissima e quindi i filati così grossi sono la mia passione, poi alla fine perché crescono subito e mi danno calore, mi danno quella sensazione di caldo. Ho lavorato 400 grammi di filato, ogni gomitolo è 100 grammi per una taglia S ovviamente, vedete arriva
qui, un po' più giù della cintura e del pantalone, faccio vedere il bordo del pantalone, sarà un 50 cm di lunghezza. Ora non ricordo bene perché è un progetto dell'anno scorso, ma comunque io ho un girosino non più di 84, quindi abbastanza piccola, con 4 gomitoli sono riuscita a lavorare questo. Se voleste aggiungere anche le maniche, secondo me un gomitolo per manica vi verrebbe anche un pochino più lunghetto e anche la manica inserita. Questa è un po' l'idea creativa, diciamo, di un gilet facile, ma che io trovo carinissimo, soprattutto in questa tonalità. Perché vi parlo di questo? Perché, come potete vedere alle mie spalle, l'altro ieri è uscito uno scaldacollo super facile. Non so se vi piace, se l'avete visto, se l'avete notato. È un punto diagonale, un punto semplice da fare. È, come dire, un punto d'esercizio, no? Anche per chi inizia a lavorare con i ferri. Quindi non è un lavoro complicato, è lavorato. Sebbene io utilizzo all'interno del mio tutorial il ferro circolare, questo è lavorato a dritto, quindi un pannello dritto richiama la maglia dritto e rovescio, faremo degli aumenti e delle diminuzioni. Quindi questo significa che chi sta ora approcciando al mondo della maglia potrà tranquillamente realizzare uno scaldacollo semplice allenandosi, e quindi avere già un progetto finito. Questo è largo circa 50 cm, l'ho realizzato un pochino più grande perché Antonio, sapete, fa sempre furti di scaldacollo d'inverno, e lui, essendo un maschietto, ha la circonferenza della testa un po' più grande della mia, così gli andrà comodo anche a lui sicuramente. È facile da lavorare, servirà un gomitolo e un po' di Ecos. Filato super wow, con l'Ecos potreste realizzare anche questo tipo di gilet, perché comunque è un filato bello grosso dove avete bisogno di lavorare con l'uncinetto abbastanza grande. Ora vi dico subito quanto costa e i colori. Nel mio caso io ho lavorato con il colore, eccolo qua, 10,58, guardate che bello, Casa Sesia, quindi parliamo di un ottimo prodotto, è 70% lana e 30% di alpaca. Qui la casa, se non erro, consiglia dei ferri dell'uncinetto del 7-8, io ho lavorato con dei ferri numero 9, quindi anche lì poi fate sempre un campioncino, capite anche voi se quel ferro è adatto alla vostra mano. Filato super wow, perché no, potremmo farci un bel maglioncino questo inverno con questo filato. Quindi un gomitolo e un po' vi viene fuori il collo, ma chi lo vuole fare già più piccolo di circonferenza, ovviamente, poiché nasce in orizzontale e poi sale in verticale, potrete prendere tranquillamente un solo gomitolo, finito il gomitolo vi chiudete il lavoro. Il filato Ecos, vi dico subito quanto costa, 5,50 euro. Questo è un bellissimo blue jeans, che è il 10,58. Vi faccio vedere anche l'altro, che è il 65-61, che è una tonalità un po' più chiara, guardate qui, stupendo. Poi c'è il grigio 46, nero 67, c'è anche il bianco che non è qui, senape, ragazze, come ho fatto a non farlo senape? 229, non l'avevo visto e non l'ho preso il mio amato senape. 19,45 questo nocciola chiarissimo, quindi beige chiaro, molto bello. Guardate questo 29,93, questo verde che è particolare. Insomma, ci sono tanti bei colori che potreste anche abbinare tra di loro per realizzare un capo unico. E questo è il filato Ecos. Ve ne occorre, vi ho detto, un gomitolo e un po' per realizzare lo scaldacollo, ma potete fare tantissime altre cose. Poi fatemi, sì, ve lo faccio vedere indossato, fatemi sapere se vi va di, però tolgo questo perché ora sto iniziando a sentire caldo, fatemi sapere se vi va di vedere insieme anche un cappellino così con un punto diagonale, perché no, in modo da Gertrude ti tocca, in modo da completare anche con un bel cappellino, e così siamo già pronti per quando arriverà il freddo. Allora, vedete come si indossa facile? Io poi non li amo stretti perché, sì, è vero, sento freddo, ma non sopporto le cose al collo troppo strette. Ve lo metto alto così vedete il punto. Bello, caldo, non pizzica, soprattutto questo, perché è la cosa che poi chiedete sempre, pizzica, non pizzica, è un collo spettacolare.
Io l'adoro, molto facile da realizzare, ma molto molto bello. Quindi fatemi poi sapere nei commenti del tutorial se vi va di realizzare anche un piccolo cappello. Gli orecchini. Tolto. Detto ciò, ora passiamo al... Vediamo un po' i vostri commenti perché state scrivendo. Vediamo, vediamo. Allora, ecco, ora sono comparsi i commenti. Pensavo di essere sola, invece ci siete. Allora, Stefania dice sì dopo tanto tempo. Benvenuta allora, Stefi, benvenuta. Ecco la nostra bella Alfonsina. Buongiorno anche a te. Spero che tu ti stia riprendendo. Ieri mi è arrivato lo York ed è meraviglioso. Altro filato super, finito quasi, quindi ultimi gomitoli di York, andate sul sito e sceglietevi il colore. Poi è un filato bellissimo, l'ho lavorato con il colore fucsia, bene, quindi l'Ecos credo che tu stia parlando, giusto? Molto bello. Marinella, buongiorno anche a te. Ok, sì, l'Ecos io penso che sia uno di quei filati da utilizzare per qualsiasi cosa, perché è veramente stupendo. Dina aveva realizzato una collana scaldacollo di tanti colori, pure molto bella. Magari vi ripropongo questi piccoli mini video che stiamo mettendo sul nostro canale, dove vi portano di nuovo l'idea di come poter realizzare un qualcosa con poco filato, perché no? Quindi, Ecos ne abbiamo parlato, ve l'ho detto della promo ancora oggi, ultimo giorno Mondial 10, quindi codice promozionale Mondial 10 prima di chiudere il canale. Sì, Ecos, sì, io adoro questo colore qua, devo fare qualcosa con questo, ragazzi, chiedetemi di fare qualcosa perché è troppo bello il giallo. Io sono un amante di questa tinta, di questo colore qua, colori caldi. Altro filato. E ora passiamo alla nostra amata promo. Allora, Gertrude, metti un attimo il gilet sotto. Anche con Ecos potreste realizzare il famoso gilet Big Merino, eh? Perché vi ho detto, sono due filati grossi che vanno lavorati entrambi con un uncinetto, un ferro abbastanza grosso. Guardate che bello. Io l'adoro. Allora, ciao Antonellina, benvenuta. Vi ricordate, l'anno scorso abbiamo lavorato la sciarpa con il cappuccio. È un progetto che ci avete richiesto in tante, super colorato, super wow. Io poi l'ho terminata, faccio vedere, con la punta e questa piccola nappina. Io sono l'amante delle nappine, che è una codina non nascosta, che è, perché è al contrario, ecco qua. Che è una cosa sfiziosissima secondo me, perché indossate la sciarpetta e ora cappuccetto rosso si veste, vedete, la sciarpetta col cappuccio che scende dietro, e poi all'occorrenza, vedete, rialzate, io questa nappina la adoro, rialzate la vostra sciarpa con la nappina sottostante. È un progetto secondo me molto vivace, molto allegro, non solo per i colori ma anche per, ecco, tante piccolezze, no? La nappina sotto che rende allegria. Poi abbiamo questo piccolo cappuccetto, vedete qui, che se vi occorre, che fa tanto freddo, ve lo alzate e via. Oggi è Natale qui. Quindi, cosa dirvi? È un progetto semplicissimo, il filato lo trovate anche questo in promozione, e stiamo parlando, ora ve lo faccio vedere in particolare, proprio il colore suo. Non mi dire che non l'ho preso. Non l'ho preso. Vabbè. Vabbè, non l'ho preso, ma c'è, e se non era il 493... trovate sul sito, eccolo, 493, ce l'avevo davanti, non lo vedevo. Guardate com'è aggomitolato, con queste tonalità del rosa, dell'azzurro, del giallo. Non vi aspettate che poi, una volta lavorato, viene fuori in questo modo. Che ne dite, vi piace? Sciarpa mitica. Sì, Franci, io l'adoro, anche perché vi ho detto, oggi sono vestita ancora chiaro, no? Con una camicina di jeans abbastanza chiara, ma man mano che poi arriva l'autunno, uno tende a vestirsi anche un pochino più scuro, e date un tocco di colore con questa camicina, niente, con questa sciarpina, niente male. Il colore è il 493. Ogni gomitolo, vi dico subito, dell'Happy Color costa 5 euro.
e 30, ma questo e va nella promo Mondial 10. Anche qui Happy Color Casa Mondial 100 grammi per 350 metri, ve ne occorrono due per questa bellissima sciarpa, quindi due gomitoli. Io ora non ricordo se ho lavorato col 3,5 o col 4, ma vi ho detto è un progetto che cresce veloce, facile, molto simpatico. Guardate il punto, è veramente un progetto carinissimo. Ho lavorato anche io la sciarpa con quei colori, sì, ma in tante l'avete replicata l'anno scorso. Diciamo che è stato un progetto che è piaciuto sia in termini di colori che proprio di facilità nel realizzarlo. Sapete che io e Dina facciamo sempre progetti in modo che tutti li possano replicare. Quindi filato Happy Color Casa Mondial, due gomitoli per la sciarpa. Qui la casa consiglia per una taglia 42 400-500 grammi di filato. Vi do le caratteristiche perché non ve le ho dette ancora, prima o poi andrò dall'oculista. Ecco qua, 75% di microfibra, 25% di lana. Anche per chi deve realizzare prodotti per i mercatini, per qualsiasi cosa, per un regalino, no? Magari più regali, ecco, comprate due gomitolini di questo filato, quindi con manco 10 euro e 60 vi viene una sciarpa, potreste farne più di una e fare un bel regalo con le vostre mani. Però voglio vedere tutte con le nappine perché secondo me è la cosa più sfiziosa che c'è di questa sciarpa. Allora vediamo, Stefania l'avevo letta che dice ho lavorato anche io la sciarpa con quei colori, sì. Dietro di tre cosa hai? Pam, eccomi qua, questo è il gilet in realtà che ho lavorato l'anno scorso col filato big merino, ok? Quindi è il gilet big. Annalisa carissima, a tutte le signore del gruppo, ciao Cinzia, benvenuta anche a te. Io l'ho fatta con un filato, con un filo di lurex dentro, sì, perché no, il progetto è quello. Poi potete spaziare, potete scegliere qualsiasi altro tipo di filato che più vi piace, anche nelle dimensioni, no? Io mi sono scritta un po' quanto è lunga questa sciarpa, è lunga 190 cm ed è larga 23. Ora io non sono altissima, massimo 1,60 m, non vi posso far vedere che la puntina mi arriva al ginocchio, voglio dire, ma se dovete realizzarla, ecco, per un bambino o per una persona ancora più piccola di me, forse con uno riuscite a fare anche tutto. Io immagino per mia nipote di 5 anni, probabilmente con un solo gomitolo riesco a fare proprio tutto il progetto, perché lo faccio più stretto, lo faccio più corto e quindi si riesce tranquillamente. Se invece siete più alti, magari, ecco, e la volete più avvolgente, perché no, più larga, aggiungete un gomitolo in più e ve la fate più larga e più lunga. Io non sono altissima e quindi due gomitoli mi abbassa. Mi basta e mi avanzano perché sono così, sono bassina, arrivo a 1,60 m. Quindi colore 493 è proprio questo della mitica sciarpina con un cappuccetto rosso, con cappuccio, ok? Quindi è questo, vedete? Che poi si alza e diventa la sciarpetta. Poi, altro colore stupendo, secondo me super allegro, wow, è il 495. Vorrei farvi vedere anche il progetto che fa vedere la casa. Guardate che bel maglione, secondo me anche quello è stupendo. Colore un po' più neutro, 491, con un pesca, un marroncino, un beige. Poi abbiamo il 492 con il verde, ancora l'azzurro, non so se ne è rimasta ancora, però 512. Ovviamente tutte le quantità controllate poi il sito, perché qualcuno è esaurito come gomitolo. 496, perché sicuramente nel mentre che parliamo arrivano gli ordini e quindi la merce sta finendo, anche perché oggi abbiamo detto l'ultimo giorno di Mondial 10. 497, questo io l'adoro perché ha i contrasti del rosa, del beige, del grigio, quando sono questi contrasti delicati mi piacciono un sacco, e dovrò fare secondo me un maglioncino che abbia il contrasto col grigio o con l'azzurrino e il rosa, rosa chiaro chiaro. 490. Poi abbiamo il 498 che è il grigio. E infine il 494 che è fucsia e viola. Vi ricordo solo due gomitoli,
per realizzare questa bellissima sciarpetta con nappina, eh? Molto molto carina, è un'idea regalo secondo me niente male. Ora, detto ciò, vi giro la telecamera perché vi faccio vedere un po' di novità, anzi no, finiamo con Mondial 10 e poi vi faccio vedere le novità da non perdere. Questa è la novità, questa è la novità. Fatemi sapere prima la novità, oppure io ho preso l'Epicolor con il viola, è stupendo, stupendo. Fatemi sapere se volete vedere prima la novità oppure prima gli altri articoli. Ma vi faccio vedere chi c'è nel giardinetto con me. La vedete? Vale? Eccola! Abbiamo un ospite, ragazze. Abbiamo un ospite in diretta. Oggi è con me. Allora, ho girato la telecamera perché così si vede meglio, secondo me, e riusciamo a farvi vedere ancora altri filati. Novità, Francesca, novità. Aspettiamo, vediamo le altre cosa dicono. Vi ricordate l'anno scorso di questo bellissimo filato? L'over. Qui la casa dice che con un solo gomitolo riusciamo a fare, con tre gomitoli si fa cappello e scaldacollo, con uno solo il cappello, con due lo scaldacollo, ok? All'interno della confezione c'è anche il progetto, ma la cosa bellissima è che unitamente a questo filato c'è questo magnifico bottone, che secondo me è una cosa spettacolare. Guardate com'è bello, è tipo pellicetta, vedete? È stupendo. No, Vale si è messa in posa, ve la voglio far vedere, perché c'è un gatto dall'altro lato e sta cercando, secondo me, di prenderlo, se lo sta puntando, non so che vuole fare, che cosa ha in mente di fare, e se lo guarda da lontano. Vabbè, quindi l'over, colore nero 535, veramente ultimi pezzi dell'over, 45 metri per 100 grammi, si lavora ferro uncinetto molto grande, anche qui vedete parliamo del 9, del 10, quindi è un filato che lavorerete con un uncinetto ferro abbastanza grande. E con il rosso, con il l'over ho fatto due borse, è un filato sì che io lo vedo benissimo anche per le borse, perché no, soprattutto per le piccole chiusure, clic clac, perché no? Bianco 520, poi abbiamo il 527, stupendo, guardate che bel bottone arancio, ma è stupendo questo filato. Il rosso che ha Franci, il 526, anche questo vi ricordo rientra nella promo Mondial 10. Poi abbiamo l'azzurro che è il 528, questo nocciola 523, ancora il 530, che è il verde, il blu stupendo che è il 529. Anche qui ragazzi, ciao Maria, ah Maria col mio profilo preferito, con la mia foto profilo preferito. E poi c'è il fucsia, 525, bello l'arancio, sì sì. Allora ragazzi, qui sono tutti belli secondo me, 525. Vi rifaccio vedere il progetto, guardate che bello. Semplice maglia rasata, si è lavorata ai ferri. E vi viene fuori un capolavoro. Poi abbiamo il 529, guardate qui, questo è l'azzurro più chiaro, 528, io ho preso l'arancione, l'azzurro e il blu, l'arancione, eccolo qua, il 527 con questo magnifico bottone. Vi ricordo che questo è l'ultimo giorno della promo Mondial 10 e questo filato rientra nella promozione. 526 che è rosso. Ancora il, questo che numero è, 523 questo nocciola, poi nero, verde, questo verde acqua 530 e infine il bianco, voilà.
noi, come abbiamo detto l'anno scorso e lo ripetiamo anche quest'anno, questo è un filato veramente spettacolare, se per poi non parlare del bottone che è collegato, no, a questo tipo di gomitolino. E ogni gomitolino, vi dico subito, costa 6,90 euro, ma togliete il 10% della promo e quindi è un filato wow. Con uno solo, abbiamo detto, vi fate il cappellino o anche il collo, voglio dire, fate un punto un po' più stretto e vi viene anche il collo. Quindi, parlato anche di lover, ultimo filato che vi ho preparato oggi, che ne vale la pena di vedere, che rientra anche questo nella promo Mondial 10, è il filato Matisse. Guardate che bello. Colore 870, quello che ho ora io, ed è un 60% di lana, 25 cotone, 15 di microfibra, 50 grammi per 165 metri. Uncinetto ferro, anche qui non piccolissimo, 4-5. Vi faccio vedere il filo. Guardate qui. Stupendo. Ma poi questo effetto un po' bucle all'interno, le tonalità, è morbidissimo. Veramente un bel filato. Matisse, Casa Mondial, promo anche lui, Mondial 10, colore 870, questo che io ora. Poi, fucsia, guardate che bello, fatemi sapere quale vi piace di più nei commenti, 867, io questo lo adoro. Vorrei avere 50 ore disponibili al giorno per lavorare tutti questi filati, 869 con il blu, 864, quindi un colore un po' più tenue, un po' più, guardate qui come sfuma all'interno, questo pure è magnifico, 866, questo mi ricorda tanti progetti che da piccolo ho lavorato per Michela, no? Con queste sfumature dell'azzurro, del rosa, stupendo, 866. Ancora 865, un po' di bruciato, marroncino, un po' di bordeaux. Pure tu Maria. Come dobbiamo fare? 863. Questo potrebbe essere lavorato anche l'ultimo poncio che io ho fatto, questo filato qua, il poncio Minerva, potrebbe essere replicato tranquillamente. E questo è proprio le tonalità del prato. È un prato quasi fiorito, come dice Dina, 868, e in tinta col prato come sfondo. Allora, non mi ricordo se vi ho detto il prezzo, Matisse costa 7,70 euro con il codice promozionale Mondial 10. Il primo a te piace? Questo, l'870? Questo è l'870. A me piace tanto l'867, che è questo, ma anche l'865, pure bello secondo me. Poi abbiamo l'864, che niente male, per le amanti del blu, 869. Poi abbiamo l'866 e infine l'863. Voilà, e questi sono gli ultimi filati che vi ho fatto vedere, ma vi ricordo che tutti i filati che trovate sul sito, con tutti i filati della Mondial, vanno col codice promozionale Mondial 10, ok? E ora passiamo alle novità, rullo di tamburi, vediamo un po', fatemi vedere tanti cuoricini se volete vedere le novità. Allora, per chi aveva chiesto lo scaldacollo è questo. Questo è stato lavorato con il filato Ecos, punto diagonale, semplice, semplice da realizzare. Si lavora con i ferri, pannello dritto e via. Mi avete chiesto poi anche nel tutorial di lavorare lo stesso progetto con l'uncinetto, perché no, ve lo ripeto, ve lo rifaremo. Adesso guardo te che mi fai compagnia e cucino. Che cucini di buono, Maria! Io già ho fame a quest'ora, ragazzi, sono le 11, c'è una fame esagerata. Non vi dico cosa vorrei mangiare, che poi meglio di no, va? Tra poco li evitiamo. Allora, oh, guarda quanti cuoricini, ah, curiosone, allora ci siete, che belle. Allora, vediamo un po',
Siete pronte? Iniziamo dal primo, che abbiamo visto già pure domenica durante la diretta, il famoso Gatsby. 6,50 euro a gomitolo, ma 6,50 euro di bellezza. Guardate qui che cos'è sto filato. È un filato unico, casa Katia. Qui la casa consiglia 3, 3,5. Ovviamente si può lavorare tranquillamente da solo, non è che deve essere per forza abbinata ad altri filati, ma a me frulla sempre l'idea poi di abbinarli. Abbiamo il 77% di viscosa, il 15% di poliammide e 8% di poliestere. Abbiamo il lurex all'interno, ok? È 50 grammi per 118 metri, è un filato super wow. Questo è il colore, spero che si veda bene, numero 55. Guardate che bello. Wow, che bellezza, eh. E aspetta che la carrellata è lunga. Questo è il colore 88500. Niente, Valeria si è messa di guardia lì, ha deciso. Non vuole far avvicinare il gatto. Poi abbiamo questo verde scuro, verde intenso, che è il 58. Guardate qua, con l'urex oro. Poi abbiamo il nero con l'urex oro, ma arriverà... Ah, il sughetto del giovedì, brava! Pure mamma il giovedì preparava sempre sugo e polpette. Che voglia! 88.503, nero con l'urex oro. Guardate che bello! È un filato con le orecchie, sì, con le orecchie di Valeria. Guardate dove si è messa oggi. Oggi è una star, in prima battuta. Il mio amato rosso, colore numero 4, sempre l'urex oro. Grande Lori. Poi abbiamo il rosa, colore numero 21. Guardate che bello. Vi ricordo che si chiama Gatsby. È un quattro stagioni, se vogliamo definirlo così, perché veramente secondo me potete realizzare anche una stola da indossare per il Natale. Il 57, guardate che bello, il lurex è argento in questo caso, eh? 57. Poi questo bronzo che è il 41, sempre con l'argento, bellissimi. Oro che è il 43, eccolo qua, sempre l'urex argento in questo caso. Salvia, questo è un bellissimo color salvia, numero 6, l'urex argento, che si differisce, vedete la differenza tra il primo e il secondo, questo il 6 è salvia, l'altro è più nel verde ed è il 55, così vedete anche la differenza di colori. Buongiorno, buongiorno anche a te. Poi rosa, però un rosa più antico, meno baby, 53, l'urex argento, e vi faccio vedere la differenza con l'altro che è il 21, ok? Questo è il 21, che è un rosa più chiaro, un rosa più baby. Sì, bellissimo, sono d'accordo Anto. Poi il 7, che è un marroncino con il lurex argento all'interno, lo rifaccio vedere. Ancora 49, che è un grigio, e poi abbiamo il 22, che è un azzurro cielo, un polvere però, 22, sempre l'urex argento, e infine il 20 che è proprio oro. Differenza tra 20 e 43, ok? 20 e 43. Poi abbiamo il 49 e il 22, vi faccio vedere la differenza. Ancora i due rosa, il 21 che è questo e questo è il 53. Ancora i due verdi, allora il 55 e poi questo che è un salvia che è il 6, se ricordo bene,
Questi ci tengo a farveli vedere bene perché veramente vale la pena. Questo che è un 88-50. Poi abbiamo il nero con l'urex oro, verde con il lurex oro, blu con l'urex argento, bronzo con l'urex argento, rosso con l'urex oro e infine questo marroncino che è numero 7, non so definirlo come melanzana, numero 7 con l'urex argento. Allora, il bellissimo filato della Katia Gatsby costa 7,50 euro. Filato super, wow, da non perdere. Che ne dite? Vi è piaciuto? Vi piace? Facciamo passare e poi continuiamo. Olè, è andato. Altro ingresso in casa Andy è la lana per bambini. Ci avevate chiesto anche di una pura lana per i bimbi, per i nostri amati cuccioli, e è arrivata proprio l'altro giorno. Sì, vi piace. È un filato della casa Katia, linea concept, ma in realtà ragazze questo potete realizzare qualsiasi capo, anche per adulto, abbigliamento, qualsiasi cosa, perché non è solo per bambini, è una coccola, diciamo, questo filato, è un 100% di lana vergine, 50 grammi per 165 metri, merino baby, colore numero 7, super wash, con il trattamento del Nomulicig per la gestione della tossatura delle pecore. E poi vi dico qua, aspettate, vi do le caratteristiche, non lo vorrei aprire. Ecco qua, è 50 grammi per 165 metri, abbiamo detto uncinetto che va dal 3,5 al 4, per una taglia 42, 9 gomitoli, consiglia la casa, ferri 3,5, ma è una coccola, è un super filato, se dovete realizzare qualche progetto per i bambini, questo è un filato che vale la pena prendere. Allora, che cosa si può inserire con gli altri? Se si può abbinare il Gatsby, il Gatsby lo puoi pure abbinare ad una tinta unita senza problemi, è stupendo. Sì, il merino baby, vi dico già quanto costa, l'ho scritto, sì, 5,40 euro, ma è un top di gamma, è la linea concept di Katia. Questo rosa così delicato è il numero 7. Poi abbiamo, ecco perché vi dicevo, anche potete lavorare anche un capo per adulti, perché no, 97, questo salvia, stupendo per chi realizza copertine shabby, no? 43, guardate che bello, eh? Anche per noi va bene, va benissimo, no? Va bene, è stupendo. Poi abbiamo questo verde un po' più chiaro che è il 156, il marroncino, quindi un nocciola un po' più scuro, che è il 42, e vi faccio della differenza tra 42 e 43, guardate abbinato che bello. E poi abbiamo il bianco, bianco ottico, diciamo il bianco proprio, che è il numero 1, e poi abbiamo il bianco sempre latte numero 3, differenza tra i due, guardate alla luce del sole come si nota la differenza, eh? Perché c'è a chi non piace proprio il bianco ottico e ama più un bianco normale, il giallino mio amato 37, e poi abbiamo l'azzurro baby numero 8. Ok, quindi rosa e azzurro, i classici per i bambini, ma ciò non toglie che se vogliamo fare una bellissima copertina multicolor, guardate qui che bella, due gomitoli per colore e fate tante righe super colorate per una coperta secondo me magnifica. Io ancora non ho realizzato la copertina per il bimbo nato, secondo me questo è il filato giusto per poterlo fare, perché è filato wow. Ma guardate anche quest'altro abbinamento, un maglione a righe, eh? Bello, 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 ma poi ha una morbidezza unica. E questo è il merino baby della casa Mondial, che ne pensate? È stupendo, secondo me è stupendo.
Ancora, sempre per i bambini, abbiamo l'altra linea che già era presente l'anno scorso e che si sta ampliando. Sì, la devi fare, sì, la devo fare, è vero, è vero. Sempre della casa Katia, lana stop per i bimbi, sempre per i nostri pargoletti, e qui abbiamo 50 grammi per 200 metri, quindi significa che è un filato un po' più lungo, è un misto. Ne pensiamo molto bene. Franci, guarda, è spettacolare. Vi vedo solo sul cellulare, sul PC no. E probabilmente è un problema di Instagram da PC. Quindi vedi di dovresti aggiornare l'app di Instagram sul PC, probabilmente per quello. Allora, lana sempre per bambini abbiamo detto, in questo caso è un misto che è un 52% di lana merino e un 48% di acrilico, 50 grammi per 200 metri, due gomitolini, ecco, per un maglioncino baby, si lavora col 2,5-3, anche qui un bellissimo beige, 701, sostituisce merino soft, sì, sostituisce merino soft. Poi abbiamo il 300, che è un rosa bello pallido, e lo sai perché rosa? Anche a me capita spesso che dal telefonino alcune applicazioni funzionano perfettamente, perché ovviamente secondo me nascono proprio per quel tipo di utilizzo. Quando poi vado sul PC, tante volte devo aggiornare, devo fare per far sì che possa vedere anche Instagram, magari versione però PC, ecco. Mi fa pure a me sta cosa qui, quindi ti sono vicina. Sempre lana stop uguale bambini, ora si chiama, della casa Katia, 52 sempre per 100 di lana, 48 di acrilico, 50 grammi, 200 metri, colore 403, magnifico azzurro. Poi abbiamo il colore 700, che è una volpina, un bianco latte, e vi faccio vedere anche il bianco ottico. Io lo chiamo bianco ottico perché è proprio bianco, 000, questo è proprio bianco, e questo invece è bianco latte, bianco più scuro. Infine il grigio, che è il numero 500, e poi abbiamo il 707, che è questo bellissimo nocciola chiaro, beige scuro, come lo vogliamo chiamare. Allora, tanto sono sempre al lavoro nelle vostre dirette, ora vi seguo sul cellulare, perfetto. Allora, un cuoricino è per te che sei al lavoro. Allora ragazze, perché vi ho fatto vedere anche questi filati? Semplicemente, ora giriamoci un attimo così chiacchieriamo e ci guardiamo un pochino. Ecco qua, aspettate, ho girato troppo in fretta. Allora, vi ho fatto vedere questi filati perché è vero che sono nella categoria bambini, ma come vi dicevo prima, sono dei filati, uno di una lunghezza unica, se parliamo di questo, che è 50 grammi per 200 metri e costa, ve lo dico subito, non l'ho scritto, forse 3,50 euro, sì, 3,50 euro a gomitolo, ma sono comunque 200 metri di filato, quindi chi ama i filati sottili e vuole realizzare un bel maglioncino, no, abbinando più colori in sé, può farlo tranquillamente con questi filati, anche se entrano a far parte della categoria bambini, perché alcuni filati hanno proprio il marchio baby, anche per far stare tranquille un po' le mamme, un po' chi li deve lavorare, no, perché hanno subito dei trattamenti idonei per poter essere indossati anche per i bambini. Molto spesso sono allergici, abbiamo delle particolarità, no, nei bimbi, e abbiamo sempre voglia di proteggerli a 360 gradi. State sereni che con i filati della Katia, anche con pura lana semplice della Katia, siete tranquilli, perché seguono dei processi nella tinta che sono delicati e che non rilasciano poi il prodotto sulla pelle, ok? Quindi questo filato è idoneo anche a chi deve lavorare magari un capo per un adulto, perché no, fare un cardigan, fare un maglioncino. Vi trovate dei filati sfiziosetti, costo basso in questo caso, in modo da poter abbinare e fare il vostro capo preferito. Questo è il mio abbinamento preferito, rosa e azzurro, grigio e rosa, oppure grigio e azzurro. E questa è la linea bambini o lana sport, lana stop della Mondia. Vi ho fatto vedere quindi la mitica, questa è unica, secondo me è veramente spettacolare. Forse dovremmo aggiungere il grigio a questo colore, è unica nel suo genere, ma bella 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 bella,
Vi ho detto, io non ci realizzerei soltanto, io la immagino anche per un maglioncino. Guardate questo, già solo questo verde salvia, fare un maglioncino per noi è una cosa secondo me super spettacolare. Allora, vediamo un po'. Cosa mi dicevi? Annalisa, sono persa, l'indosso su Gertrude, che cos'è gentilmente? Allora, l'indosso di Gertrude, ve lo faccio rivedere. Aspettate, ecco qua, si vede, eh sì. Allora, questo è un gilet che è stato lavorato l'anno scorso con il filato Big Merino 400 grammi, uncinetto 10, quindi uncinetto bello, bello grande, sul di me che sono alta 1,60 m e indosso una taglia S. Quindi 4 gomitoli di filato per questo tipo di gilet. Qual era la particolarità? Se vi ricordate, vi ho spiegato nel tutorial che è un gilet che si lavora in un unico pezzo, semplicemente in un rettangolo, viene poi diviso qui all'altezza delle braccia per creare lo spazio per farle passare e poi ricucito solo sulla parte alta, ve lo faccio vedere di spalle, ok? Così facendo, unico pezzo senza cucitura, fatta eccezione sulle spalle, quindi non avete quel brutto segno della cucitura laterale. È un progetto figo secondo me. Lo stesso progetto lo trovate anche per gli amanti dei ferri, c'è un gilet fatto di lana con il colore grigio e senape, grigio e senape, sul nostro canale YouTube, magari anche quello ve lo ricondivido, così potrete tranquillamente replicarlo. Bellissimo filato come sempre. No, sì, vi viene voglia di dire non c'è nessun bambino che devo fare una copertina. Perciò vi dicevo, chi non ha bambini pensasse a sé e si realizza veramente qualcosa di carino con il merino baby, ne vale la pena, anche perché così se riusciamo ampliamo anche la categoria, se vediamo che è un filato che più vi piace. Quindi se avete necessità, ecco, di 10 gomitoli di un altro colore, uno perché no lo prende tranquillamente e lo inseriamo come categoria prodotto, perché ne vale la pena, è un bellissimo filato. E come diceva Francesca, sostituisce un merino che avevamo già l'anno scorso, che abbiamo avuto per diverso tempo, però abbiamo pensato di fare un salto diverso e di prendere un altro tipo di merino baby. Ok, quindi è un filato che ci sarà sempre, sia d'estate che d'inverno, perché le copertine si fanno a tutti sia d'estate che d'inverno. Allora, cosa dirvi di più? Io e la mia sciarpina multicolor vi salutiamo, anche perché il tempo si sta scurendo. Ci vediamo quindi alla diretta di domenica sul nostro canale YouTube. Mi raccomando, visitate il nostro sito, non vi dimenticate della promo Mondial 10 che è stata, che oggi sarà l'ultimo giorno, quindi potete approfittarne solo oggi della promozione Mondial 10 e acquistare questi magnifici filati, tra cui anche l'Happy che indosso io come sciarpetta. Vi ricordo che il carrello minimo è di 40 euro e vi passerà, inserendo il codice promozionale Mondial 10, lo sconto del 10%. Il carrello può essere anche misto. Non fatevi scappare gli ultimi gomitoli di Lover, perché questo veramente non so se sta ancora più in produzione, credo che siano veramente le ultime rimanenze. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione, vi auguro una buonissima giornata, per chi deve lavorare come me, quindi buon lavoro per dopo, per chi sta cucinando il sugo, buon sugo, mi fai venire voglia di mangiare. E cosa dirvi di più, ci vediamo domenica io e Dina per la diretta nostra solita. Grazie come sempre per l'attenzione, un bacio e ricordatevi, ultimo giorno di promo, ciao!